Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di The Sims 4. Oggi sono particolarmente entusiasta di giocare perché andremo a provare finalmente la nuova espansione Snowy Escape, ovvero Oasi Innevata. E come vi avevo detto, avremo provata nel gameplay e avevo in mente dei sim ben precisi del gameplay con cui andare a provare questa espansione. Alcuni di voi hanno indovinato, hanno azzeccato. Andremo a giocare con Oasi Innevata con Gabriele e Laura, ragazzi. Questa espansione è perfetta per loro. Già in passato loro hanno fatto vacanze in montagna, tra molte virgolette, sono andati a Granite Falls e gli avevo già fatto fare una vacanza sulla neve. Insomma, non avevo mai nascosto la loro passione comunque per l'ambiente di montagna e l'ambiente innevato. Quindi, quando è uscita l'espansione, ho subito pensato a loro per provarla. E quindi quest'oggi andremo proprio a fare una bella vacanza, una bella bella lunga con Gabriele e Laura e andiamo a provare quindi il nuovo scenario. Dove siamo? Cosa stiamo facendo? Siamo a Windenburg, a casa loro. Loro sono appena tornati dai festeggiamenti per la laurea della nostra piccola cara Diana che si è laureata insieme a Rory e a Ginevra. Abbiamo visto degli stralci, insomma, dei festeggiamenti. E quindi sono appena rientrati a casa e sono pronti, valigia in mano, con i loro pelosoni che si porteranno assolutamente dietro, inseparabili. Miss Marple, eccola qui, la nostra cagnolina, e il nostro Poirot, il nostro gattone. Quindi, dicevo, è mercoledì, ragazzi, vi faccio vedere il calendario. Nei precedenti episodi avevamo giocato infatti venerdì, sabato e domenica con la nostra Lidia e la domenica eravamo entrati nel primo giorno di estate. Poi sono andata avanti a giocare io lunedì, martedì e mercoledì off camera. Lunedì Ginevra ha finito l'ultima sessione e martedì è andata a celebrare il conseguimento del diploma, mentre Rory e Diana il martedì hanno finito la sessione, mercoledì hanno ritirato il loro diploma di laurea e il mercoledì hanno fatto la mega festona tutti insieme con amici e parenti di laurea, quindi sia Ginevra che Rory che Diana, come abbiamo visto. E quindi riprendiamo proprio da questo mercoledì, quindi siamo in estate abbastanza inoltrata, hanno appena finito di festeggiare, quindi Gabri e Laura sono appena tornati a casa, è mercoledì sera, ed è questo mercoledì quello della festività delle vacanze estive, che ormai è tradizione da diverso tempo. Io faccio coincidere con questo mercoledì, che è il giorno in cui appunto qualche mio sim di solito va in vacanza e quindi mi fa degli obiettivi di festività, insomma, nell'andare in vacanza. Infatti, le tradizioni, tra molte virgolette, di questo evento sono vai in vacanza o viaggia, stabilisci dei propositi e spirito festaiolo. Quindi con questa scusa partiamo per le ferie estive, ce ne andiamo in montagna ragazzi, andiamo al fresco, Gabriele e Laura sono le persone migliori per fare questo e quindi ci prepariamo a vedere questa bella vacanzona insieme a loro per andare a esplorare, per ora in versione turisti diciamo, la nuova espansione e soprattutto il nuovo scenario. Quindi direi di andare subito in vacanza, quindi lo facciamo pure con Gabri, prenditi una vacanza. E lo facciamo con Laura, con Miss Marple e con Poirot. Viaggiamo tutti e quattro insieme e cominciamo la nostra avventura. Guardate che temporalone, gli si sono anche rotti gli ombrelli, ragazzi. Nei 3 secondi prima che cominciasse a registrare, tira talmente un ventaccio forte che c'è questo temporale estivo che gli ha asfaltato, distrutto gli ombrelli, poverini. Ma tanto ora cambiamo scenario. Oh, allora, adesso cambia la schermata quando si va in vacanza, quindi mi fa scegliere tra i classici scenari di vacanza e mi offre la possibilità anche negli scenari residenziali, ragazzi, perché come ormai già saprete, ma se non lo sapete ve lo dico io, hanno messo la possibilità negli scenari residenziali di poter impostare dei lotti come lotti vacanzieri. Quindi adesso si può andare in vacanza anche negli scenari residenziali, purché ci siano chiaramente dei lotti vacanzieri, cosa che invece non hanno fatto purtroppo al contrario, con mio sommo rammarico perché ho già provato. Negli scenari vacanzieri non si possono mettere lotti residenziali, quindi non si può andare a vivere, ma in questi qui si può soltanto andare in vacanza. E me ne dispiace alquanto perché Granite Falls e Selva Dorata sarebbero interessanti anche per vivere, specialmente con Lidia mi sarebbe magari interessato un lotto residenziale a Selva Dorata, per esempio. Però vabbè, pazienza. Comunque ci offre in questo momento Monte Como Revi, il nuovo scenario, perché ha già di default, oltre a dei lotti residenziali, anche dei lotti vacanzieri. Quindi andiamo assolutamente in vacanza a Monte Como Revi, che bello! Oh, allora,
Abbiamo tre quartieri principali. Abbiamo il quartiere di Wakaba, il quartiere di Senbamaki o Senbamachi, non lo so come si pronuncia, e di Yukimatsu, credo si dica, non lo so. Non lo so, ragazzi, l'unico giapponese che mastico lo mastico grazie agli anime che guardo, quindi non lo so. Comunque dovrebbe dirsi così. Io con loro voglio esplorare tutto, ok? Tutti i quartieri, tutte le cose, le voglio esplorare abbastanza bene, quindi ci prenderemo tutto il nostro tempo per giocare, per fare delle vacanze belle lunghe. Però ragazzi, quello che io ho puntato subito, che vorrei subito cominciare a vedere, perché dove c'è la parte più di azione, anche che o comunque che a me interessa particolarmente, è proprio lo scenario di Yukimatsu. E quindi magari leggiamo anche la descrizione intanto di questo quartiere e poi piano piano vedremo anche gli altri. Allora, Yukimatsu. La vera bellezza delle campagne è godibile da Yukimatsu, il cui nome è dovuto ai pini innevati. Situata presso le piste del Monte Komorebi, questa zona turistica propone magnifici lotti vacanzieri, una varietà di sport invernali, natura incontaminata e un tranquillo bagno pubblico onsen. Che si tratti di rilassarsi in una sorgente termale, di ammirare le attrazioni del Festival della Neve o di intraprendere un'arrampicata inebriante verso la vetta più alta del Monte Komorebi, questo fiabesco scenario innevato tutto l'anno accontenterà chiunque. Infatti la cosa interessante di questa di questo quartiere è che, a prescindere che uno abbia stagioni, c'è sempre la neve, fa sempre freddo, ragazzi, sempre. E quindi io, ragazzi, voglio fare le vacanze nella neve con Laura e Gabri. Anche perché qui ci sono ben due dei tre lotti vacanzieri presenti di default nel gioco. Io, allora, vi dico, non ho provato assolutamente nulla. Tutto quello che so per sommi capi dell'espansione l'ho visto. La mia unica fonte è stata il live streaming dei Singuru che hanno fatto prima che uscisse l'espansione. Né più né meno di quello. Però, insomma, è stata una live stream abbastanza ricca, densa. Hanno fatto vedere le cose principali. E poi per il resto non ho visto niente. Prima di cominciare a registrare ho soltanto dato una velocissima sbirciatina al cast e una sbirciatina ai lotti vacanzieri per vedere quello che poteva essere quello più consono per i nostri ragazzi e quello che insomma mi ispirava di più, e ho eletto come lotto prescelto questo, quindi non ho portato modifiche, giochiamo con i lotti predefiniti. Anche perché sono già di base molto belli, dato che comunque hanno affidato la costruzione a dei gamers di The Sims, quindi comunque sono belli. Quindi andiamo su questo, che è 512 Kiyomatsu, è un lotto 30x20 con 3 camere da letto e 2 bagni, vabbè, noi ci basta anche meno. Affitto di 770 simoleon al giorno, ma i soldi, ragazzi, non sono un problema per noi, quindi ce lo possiamo permettere. Allora, io per il momento farei un... cominciamo con 4 giorni e poi vediamo quanto tempo ci serve ancora e casomai prolunghiamo la vacanza per tutto il tempo che sarà necessario. 3.080 simoleon, uff, per i nostri ragazzi sono una sciocchezzuola, guardate quanti soldini che hanno loro, quindi non è un problema. Quindi viaggiamo assolutamente e cominciamo ufficialmente la nostra vacanza. Ok, eccoci arrivati. Allora, diamo un'occhiata. Wow, è tutto completamente innevato. Non si vede assolutamente niente. Volevo dare un'occhiata allo scenario, ma credo che sia meglio aspettare l'indomani mattina perché è veramente tutto molto buio. Sì, quindi magari l'indomani vedremo meglio. Allora, adesso io direi magari dare subito un'occhiata. Allora, al nostro alloggio, questa è tutta la struttura in nostro possesso, quindi c'è questa struttura principale e poi questa zona insomma a sé stante, quindi l'ingresso è da qui e diamo uno sguardo intorno agli esterni prima. Ok, qui all'esterno è tutto apporticato, qui c'è una scacchiera e poi non c'è molto altro all'esterno. Ok, qui c'è una zona grill con quello che mi sembra essere un nuovo cestino di rifiuti, sì, infatti, ok. E qui una panchina con le pellicce sulla panca, bellissimo. Allora, questo è l'ingresso, aspettate che... aiuto. Questo è l'ingresso e questo... ah, ok, questo è il cartello che serve per impostare in casa la possibilità di
togliere le scarpe in interni e indossare le pantofole in interni anche. Io metterei per il momento indossa le pantofole in interni, questa è appunto una opzione che hanno aggiunto. Proprio per il tema Giappone, diciamo, visto che appunto è usanza appena si entra nelle case, non solo per chi abita, ma ovunque, insomma, anche per gli ospiti, togliersi le scarpe all'ingresso e quindi non portarle in giro per la casa. Ok, allora vediamo un pochino di cominciare a esplorare l'interno. Quindi da qui si entra, abbiamo questa porta con la vetrata a carta di riso, ok. Quindi qui c'è la zona appunto dove ci cambiamo le scarpe, quindi la prima zona di ingresso, e quindi qui abbiamo tutto costruito sui livelli, con le nuove piattaforme, benissimo. Intravedo già un caminetto, una zona caminetto che adoro, ok, questa è una zona di ingresso, di impegno, bellissimo, questo architrave, stupendo. Ok, di qua si va verso altre stanze, va bene, wow, è molto grande questa casa. Quindi qui abbiamo la zona giorno, quindi qui c'è un salotto, qui un tavolo da pranzo con una zona caminetto bellissimo, questo caminetto con i quadretti adoro veramente. E qui abbiamo una zona cucina con la stufetta, perfetto. Di qua abbiamo le scale per andare ai piani superiori, quindi di qua abbiamo un'altra stanza che è il bagno con la zona della toilette separata, quindi questa sì è la zona toilette col WC, quello elettronico, fantastico. E qui un armadietto, va bene. Quindi questo è il bagno. Procediamo di qua. Wow! Ok, questa è la zona da pranzo invece con il futon e con la pentola per fare gli stufati, perfetto. È uno dei motivi per cui ho scelto questa casa, ragazzi, rispetto all'altra. Poi di qua queste dovrebbero essere tutte finestre, in realtà che danno sì sulla zona esterna, sì, non sono porte, sono tutte finestre, sì, che affacciano sulle varie zone del porticato, del cortile, da qui, ok, infatti si va alla griglia. Va bene, quindi abbiamo esplorato il piano terreno, adesso andiamo al piano superiore dove c'è la zona notte fondamentalmente, quindi saliamo su, facciamo le scale e andiamo al piano superiore. Allora, in questa prima stanza abbiamo una cameretta, che in questo caso non ci interessa particolarmente. E poi di qua, quest'altra porta dà al bagno del piano superiore, bellissima questa cosa, non credo che sia utilizzabile. Credo sia solo una cosa decorativa, sì, infatti. Però fa molto terme, mi piace. E quindi qui abbiamo la doccia nuova che hanno aggiunto, questa qui a muro aperta. E di qua di nuovo la zona toilette, diciamo, separata. Poi andando avanti, ok, abbiamo visto queste due stanze, abbiamo quest'altra, che è una camera da letto matrimoniale. Ok, con un bonsai da modellare, perfetto. Oddio, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok, belli anche questi teli, stufette ovunque, ragazzi, stufette ovunque. E quest'ultima stanza, immagino sia un'altra camera da letto, se non ricordo male. Sì, infatti è un'altra camera da letto. Perfetto. Quindi abbiamo esplorato il nostro alloggio, benissimo. Allora, io direi di prendere familiarità con l'ambiente. Allora, ho già impostato sì per indossare le pantofole, benissimo, quindi io direi che entriamo tutti in casa, vediamo loro che si cambiano le scarpe, quindi facciamo vai qui e vai qui, quindi entrate in casa, ragazzi, e vediamo loro che si mettono le pantofole, voglio troppo vedere questa interazione prima di tutto. Ok, ah ok, va bene, se le cambiano in automatico, va bene. Potete anche mettervi gli abiti per stare in casa, gli abiti quotidiani, tranquillamente, ecco, perfetto. E anche te, cara. Benissimo. Ok, lei si è cambiata. Gabriele no, però. Ah ok, ora si è cambiato, perfetto, che belle ciabattine che hai, tesoro.
Bellissimo, bellissimo, va bene. Allora, io direi, dunque, prima di fare qualsiasi cosa, chiamate i pelosoni, li fate un po'. Ok, già, sono già entrati, ok, almeno la nostra cagnolina e manca il nostro gattone che si è addormentato fuori qui. Ok, perfetto. Vieni Laura, chiamalo, chiamalo da te, dai. E quindi, prima di andare avanti, mancano un po' di cose da fare, ovvero degli accessori per i nostri pelosoni. Quindi dovrebbe essere possibile tramite il telefono, in teoria, esatto, ordinare dei rifornimenti, tra cui ci sono anche cose per animali, in teoria. Allora, io prenderei anche un paio di biciclette, che ci possono servire, visto che ci siamo. Prendiamo un paio di ciotole diverse, così distinguiamo. Prendiamo, allora, la lettiera, sicuramente, e un paio di cucce. E poi basta, dovremmo avere tutto l'indispensabile, diciamo. Sì, dai, perfetto. Ok, stufette non ce ne bisogna, ne abbiamo quante ne vogliamo, quindi va bene. Ah, però. Ho chiuso senza ordinare, va bene, fantastico. Ok, ho ripreso tutto, perfetto. Abbiamo tutto nell'inventario, in teoria. Ci hanno messo tutto qui. Benissimo, allora le bici, una la diamo a Gabri. Allora, le ciotole le disponiamo da qualche parte vicino alla cucina, parte che non vedo molto. Ah no, sapete dove le possiamo mettere? Le mettiamo qui. Mettiamo una. Ci stanno tutte e due accanto. Ah, volendo sì. Le mettiamo qua, dai, in questa zona qui. Questo è un mobile decorativo, vero che bello, è tutto molto bello. È tutto molto bello. Intanto potete anche venire a dare la pappa, quindi facciamo riempi la ciotola, chiama. Anzi no, questo è per Poirot perché c'è il pesciolino. Allora, riempi la ciotola e chiama Poirot e riempi la ciotola e chiama Miss Marple. Ok, poi troviamo una collocazione per le cucce. Una collocazione per le cucce che potremmo mettere qui. Allora, ne mettiamo una qui e un'altra qui. La mettiamo qui. Ok, ci sta. Poi la sabbietta. Dobbiamo trovargli una collocazione. Potrei metterla qui, non so se mi entrano però nella vasca da bagno. A parte che vabbè, gli faccio utilizzare fondamentalmente la doccia, quindi sì, proviamo a metterla qui, vediamo se, che succede. Ok, e per il resto basta, siamo a posto, direi. Sì. Perfetto, quindi chiamate a mangiare e poi io voglio subitissimo, è ora di cena, verrei subito qui a provare questo bellissimo tavolo, assolutamente. Quindi ci sediamo. Ci sediamo e facciamo lo stufato. Allora, stufato per uno e stufato con altri. Ok, allora abbiamo Yosenabe, Oden e Sukiyaki. Yosenabe con Laura. Li proviamo tutti e vediamo un pochino. Ok, il momento della pappa. Allora, fa anche abbastanza freschino, quindi io accenderei la stufetta e possiamo anche regolare il termostato, tra l'altro, volendo. Ok. Qui la zuppa sta bollendo. Ok, Gabri intanto mi sta andando ad accendere la stufetta. Che bello. Sì, però non mi ha chiamato, non mi ha riempito la ciotola per Poirot, ha solo chiamato Miss Marple. Gabri, pensaci tu, per favore. Allora, riempi e chiama Poirot, dai. Ah, ma forse non me la può usare. Aspetta, proviamo di qua. Proviamo di qua. Ok. Ci hanno consegnato le bollette, fantastico. Ok, anche Poirot sta venendo a mangiare nella stessa ciotola, va bene? Ok. Comunque, la stufetta è accesa, io poi accenderei anche il termostato automatico, magari, così almeno. Ci ha sbloccato anche un'interazione. Oh, aspettate che stanno mangiando! Allora, io voglio vedere assolutamente. Mamma mia, che buona! Che buona deve essere! Ci sono un sacco di verdure, vedo delle patate. Dei funghi e questi sono dei gamberi sicuramente e verdure miste. Sembra veramente buonissima, mamma mia.
Poi con questo freddo, direi che questa zuppa calda è proprio l'ideale. Wow, è un po' piccante, mi sa, forse, per la nostra Laura. Comunque, dicevo, ci dà questa interazione la stufetta a spazio riscaldato per la stufa elettrica. L'aria intorno alla stufa elettrica è proprio calda e accogliente, ok. Voi avete comunque mangiato, fate anche, a parte, va bene, state già chiacchierando e vi godete questo primo momento di vacanza. Ok, stanno continuando a prendere porzioni. Laura si è riempita il piatto, quindi è davanti a mangiare a oltranza, fantastico. Lui che dorme, cioè due, insomma, sulla via della nanna. Ragazzi, si comincia a intravedere qui l'interazione dei sentimenti che hanno aggiunto adesso. Non penso sì che per il momento si sia sbloccato niente, però appunto le andremo via via ad esplorare i sentimenti che in teoria appunto sono un qualcosa di aggiunto anche proprio con l'aggiornamento del gioco base. E adesso, attenzione, invece no, mi ha sbloccato qualcosa. Se noi andiamo sul pannello delle conoscenze, appunto clicchiamo su apri il profilo del sim, si vedono tutte le interazioni di Laura, la relazione di Laura con Gabriele e abbiamo sbloccato dei sentimenti, sentimenti di Gabriele, incontro dovuto a uno stufato, senso di vicinanza. Gabriele ha stretto il legame con Laura davanti a uno stufato saporito, non c'è niente di meglio di un pasto caldo nello stomaco di averlo gustato in buona compagnia. Ok. E quindi vediamo, ah ecco, Gabriele ha sviluppato, è una cosa che ha sviluppato Gabriele nei confronti di Laura, ok, sono i sentimenti di Gabriele per Laura. Perfetto. Va bene. E invece la cosa che hanno aggiunto con la nuova espansione, ed è appunto pertinente di questa espansione, sono appunto gli stili di vita. Stili di vita che se noi andiamo sopra ad esplorare, fa vedere tutto questo pannello con tutta questa serie di interazioni che dice: gli stili di vita esprimono le abitudini e i comportamenti di un sim nel corso del tempo. Un sim può secondare o contrastare uno stile di vita solo fino a un certo punto nell'arco di una giornata. Quindi ognuno di questi stili di vita si sblocca adottando una serie di comportamenti. E se ripetuti nel tempo portano appunto a sviluppare un vero e proprio stile di vita che caratterizza quindi il nostro sim, a cui piace o non piace fare determinate cose come abitudine. E questo comporta un'influenza anche nella vita del nostro sim, ci sono degli effetti dello stile di vita sul sim a seconda di quello che si va a sbloccare e quindi insomma piano piano via via li vedremo facendo interagire insomma i nostri sim. Ecco, vedete, ora me lo dà sentimenti per Laura, me lo dice anche qui vedendo il suo pannello e invece no, Laura non ha in questo momento sentimenti particolari per Gabriele. Ok, perfetto. Va bene, allora, Gabriele ha anche finito che ora sta andando a riempire la ciotola, va bene, però Poro ha già mangiato in realtà, però ok. Comunque direi che abbiamo finito quindi questo stufato, sicuramente, sì, sono abbastanza pieni. Va bene, quindi ripulisci anche tu la ciotola. Che ore sono? Comincia a essere già una certa ora. Allora direi che ci facciamo una bella dormita. Magari chiamiamo i nostri pelosoni nelle cucce, li mandiamo a nanna anche loro e chiediamo a Miss Marple di sdraiarsi e anche a Poirot e mandiamo i nostri ragazzi a nanna. Magari gli assegniamo un letto. A me piaceva questa camera da letto. Quindi assegniamo il lato sinistro a Gabri e il lato destro a Laura. E io direi che possiamo, prima di fare la nanna, concludere anche con un fichi fichi la giornata. Inauguriamo le vacanze con un bel fichi fichi, insomma, un momento tutto per loro. E poi, insomma, facciamo arrivare l'indomani perché voglio andare un po' in esplorazione. E avrei già un'idea in mente sul da farsi. Non so se riusciremo a farlo subito in questa puntata perché credo che dovremo fare delle altre cose preliminarmente. Però, insomma, domani per i nostri ragazzi sarà una giornata bella piena, quindi vorrei andare subito alla giornata seguente, insomma, dai ragazzi. I nostri animali ovviamente non ci considerano, va bene? Gli è stato detto di mettersi qui, ma non vanno, comunque va bene. Fate fichi fichi. Sì, fa freddo, però io il termostato ve l'ho anche impostato, effettivamente. Dovrebbe essere operativo. Ah, ogni stufetta devo accenderla apposta. Veramente?
Non è molto comodo. Ok, loro sono. Ok, sì, stanno facendo fichi fichi. E niente, allora accendo anche qui il termostato. Direi di accendere il termostato automatico in tutte le stanze a questo punto, perché non voglio che le bestiole mi muoiano di freddo. Ho visto Poirot che aveva il simbolino del freddo, non vorrei mai che mi avesse freddo. Accendiamo il termostato automatico, assolutamente. E poi accenderemo magari anche il caminetto, insomma, per scaldare ulteriormente l'ambiente. In bagno non ce ne abbiamo le stufette, no. E poi potete anche dormire, ragazzi. Va bene, io direi allora che adesso li metto a nanna e poi ci vediamo l'indomani mattina. Vedo che il fichi fichi è andato bene, perfetto. Quindi, perfetto, tutto va a gonfie vele. Quindi dai, li mando a nanna e ci vediamo l'indomani mattina. Ok, ragazzi, allora è mattino, si sono alzati, svegliati prestissimo perché sono andati a letto molto presto, effettivamente. E sono tipo le 7 del mattino, Laura si sta facendo una bella doccia e Gabriel di solito che è di sotto che anche lui sta usando il bagno. Gli facciamo fare magari una bella colazione. Lo stufato è andato a male. Però io posso ripulire questa cosa, come faccio se è avariato? Io come faccio a... ok, sì, lo metto nell'inventario. Va bene, però poi se lo ricolloco nello scenario c'è di nuovo questo stufato andato male, quindi io non voglio fargli mangiare una cosa avariata. Allora... Questa azione la dovevano forse implementare un po' meglio. Sì, ok, comunque non me lo sta mangiando, perfetto. Benissimo. Allora, va bene, andiamo a fare un po' di colazione e accendiamo anche questo bellissimo caminetto e facciamo colazione qui stamattina. Andiamo ad accendere il caminetto e magari Gabri mi prepari qualcosa tu da mangiare, che Laura non sa. No, a parte Laura ha finito. Quindi ti puoi mettere anche gli abiti. Quotidiani, va bene. E non so, allora facciamo preparare lei. Penso che abbia l'abilità di cucina più sviluppata rispetto a Gabri. Ah no, Gabri è livello 10 di cucina. Allora prepari tu la colazione, signorino. Allora, cucina, che colazione ci facciamo? Qualcosa da montagna, qualcosa di bello sostanzioso. Ci facciamo. Ragazzi, possiamo fare il ramen. Abbiamo sbloccato le ricette del ramen, con livello 2 di abilità. Lui sa fare il ramen con uova, ramen di manzo. No, vabbè, bellissimo. Questi dovrebbero essere piatti che vedremo anche ai chioschetti che hanno sbloccato. C'è il ramen di miso, ok, però per colazione il ramen ora mi sembra un po' eccessivo. Però volevo fare una. C'è lo yakisoba, yakisoba vegetariano, yakisoba. Hanno messo molte ricette anche nella. Hanno messo la possibilità di cucinarle per default senza doverle mangiare prima, sì, senza doverle imparare. Questo è interessante. Dai, facciamo una bella omelette, via, formato famiglia. Facciamo questa bella colazione e poi andiamo, che oggi abbiamo una giornata bella, bella interessante e impegnativa. Te intanto Laura, vieni pure qui, e magari ti chiami uno dei pelosoni da accarezzare. Il tuo Poirot sta dormendo, allora va bene, chiama Miss Marple, facciamo due coccole a Miss Marple. Vieni qui, gioca. E gli fai anche due carezzine, te la coccoli un pochino, ci godiamo anche i nostri amici a quattro zampe. Bella. Con le ciabatte, adoro questa cosa delle ciabatte, non potete capire quanto mi piace. Addirittura poi voglio provare anche l'interazione quella di togliersi le scarpe e stare scalzi, è divertente, bellissimo. Ok, è buono, vero? Sì. Ok, eccellente. No, Gabri, Gabri, vieni qui a mangiare. Dove vai? Vieni qui. Siediti qui. Dai, da bravo, non te ne andare. Ah no, stai andando al futon. Va bene, no, va bene, va benissimo qui, va benissimo qui. Che volevo stare davanti al caminetto, però va bene. No, ora sta venendo qua. Ovviamente. Ovviamente. Siediti qui, dai.
Sei di qui anche te, Laura, mi prendi una porzione, ti siedi, fate una bella colazione e poi andiamo, eh? Ok. Che bella le vacanze. Che sono tecnicamente vacanze estive, ma mi sembrano molto vacanze invernali perché con tutta questa neve. Ah, tra l'altro, mentre loro mangiano, approfittiamo per dare un'occhiata allo scenario. Oggi c'è, vediamo com'è il tempo. Ah, ok, c'è questo simbolino della vacanza adesso che hanno aggiunto. Che bello, va bene. Comunque oggi è ventoso. Ok, va bene, va bene. Allora, diamo un'occhiata. Noi siamo, questa è casa nostra. Questa era l'altra casa che si poteva prendere in affitto. Poi, praticamente, il Monte Komorebi dovrebbe essere, sì, in quella direzione. In quella direzione, eccolo lassù in cima, che si vede in lontananza. Abbiamo, quindi noi abbiamo detto che siamo qui. Quindi di qua siamo subito attaccati alla seggiovia, che consente di arrivare per un bel pezzettino lassù in alto. Poi abbiamo qua, ci sono le varie piste da sci, le andremo ad esplorare, ci sono vari livelli di difficoltà. Vedo anche dei sim che già si stanno cimentando nello sci, molto bene. E di qua ci sono, invece dovrebbero essere questi i bagni che voglio provare assolutamente, assolutamente. Ok, e poi di qua cime innevate sconfinate. E da qualche parte dovrebbe esserci, eccole qua. Sì, queste sono delle pareti rocciose per allenarsi nelle arrampicate. E di qua, ragazzi, si dipanano tutta una serie di percorsi per esplorare. Vedo molte cose qui, ok. Qui vedo anche delle grotte. Ci sono molte cosine da esplorare. Questa è una cascata ghiacciata. Wow, che bello scenario! Bellissimo. Quindi, noi siamo qua giù in tutto questo. Abbiamo finito di fare la colazione. Perfetto. Allora, ci mettiamo in tenuta montanara. Allora, io, ragazzi, per il momento non gli ho messo nuovi abiti che hanno aggiunto col CAS. Faremo un restyling del loro look mano a mano, però per ora loro hanno questi bellissimi abiti invernali che io gli avevo già preimpostato e io intanto questi glieli farei mettere. Poi andremo a vedere, insomma, anche di rinnovare un pochino anche il loro look invernale. Però direi che per il momento questi qui vanno benissimo, insomma. Sono proprio tenuta da neve. Ah, ecco, non avevamo visto quest'altra stanza separata, ragazzi. Questo è un altro salottino a sé stante, praticamente. Allora, io direi che i pelosoni per il momento li lasciamo qui perché oggi devo fare delle cose un pochino più dinamiche e quindi per il momento li lasciamo a casa. Poi ci andremo a fare una giratina anche ci porteremo dietro Miss Marple, ma per il momento vorrei andare a esplorare un paio di cosette. Allora, noi siamo sì proprio attaccati qua cioè no, non proprio attaccati, noi siamo qui. Qui c'è la parete rocciosa e c'è anche il cartello con le informazioni. Quindi io direi di venire qui e leggere un po' di informazioni intanto, così ci facciamo un'idea su il da farsi. Quindi c'è un cartello qui e un cartello qui che però dicono cose diverse. Quindi abbiamo questo che è un pannello di informazioni. Abbiamo, vedi il programma del festival, perché abbiamo vari festival che hanno aggiunto con questa espansione. Ottieni informazioni sul prossimo festival, controlla le condizioni del Monte Komorebi, controlla il rapporto quotidiano sulla fauna selvatica e informati, questo sim è spuntato dal nulla, va bene, informati sul bagno pubblico onsen, che è quella struttura che abbiamo visto, informati sull'escursione in montagna, informati sulle escursioni, informati sull'arrampicata, informati sull'andare sulla slitta, informati sull'andare sullo sci e lo snowboard. Io mi farei, ok, allora sono usato in automatico in bicicletta, che bello, io farei una carrellata di informazioni. Intanto mi informerei sulla cosa che mi interessa in particolare, ovvero sulle escursioni in montagna. Io vorrei fare quanto prima possibile un evento escursione per scalare il Monte Komorebi, ragazzi. Quindi voglio assolutamente sapere cosa bisogna fare. Allora, vediamo cosa ci dice. Hai il coraggio di sfidare la montagna? Salire fino alla vetta del Monte Komorebi non è qualcosa che si fa per capriccio.
Devi prepararti se speri di raggiungere la cima senza un graffio. Organizza un buon gruppo di scalatori. Dovrebbero aver tutti conseguito almeno il livello 6 di arrampicata. Ah, accidenti! Per essere in grado di scalare le più grandi pareti rocciose. Ok, le più grandi, però una scalatina non ce la possiamo anche fare se non abbiamo il livello 6, vero? Acquista dell'attrezzatura da arrampicata. E scegli di partire quando la montagna non è ghiacciata. Scivolate e cadute possono essere non solo dolorose, ma anche mortali. In valla una buona quantità di rifornimenti per il viaggio. Non troverai cibo durante la scalata e rifugi e luoghi dove riposarsi saranno limitati. Quindi dobbiamo portarci cibo, dobbiamo portarci una tenda e dobbiamo comprare l'attrezzatura da arrampicata soprattutto e allenarci con le arrampicate, ragazzi, perché sennò non andiamo da nessuna parte ed essere sicuri che il tempo sia favorevole. Quindi non è scontato, insomma, è tosta la faccenda. Dovresti inoltre fare scorta di deterrenti per gli eventuali incontri con gli animali selvatici. Oh mio Dio! Le condizioni e gli itinerari accessibili sulla montagna saranno mutevoli. Aspettati nuove sfide a ogni tentativo. Quindi cambia da una volta all'altra. Ok, andiamo avanti. Informiamoci sull'arrampicata a questo punto. Ok, è comparso nel frattempo un Dustin selvatico, così va bene. Ciao Dustin. Allora, va bene, questo me l'ha già detto. Allora, eleva le tue attività all'aperto e familiarizza con il divertimento. Recati nel quartiere Yukimatsu per iniziare con la piccola palestra di roccia, ok, che è questa qui, verosimilmente. Una volta che avrai afferrato i fondamenti, potrai cimentarti con alcune delle pareti più alte all'interno dello scenario. Se sei in cerca di una sfida, puoi perfino tentare un'escursione in montagna e provare a raggiungere la vetta del monte Komorebi. Infatti io questo vorrei fare, però mi sa che dobbiamo prepararci un pochino meglio. Dunque, altre informazioni. Informati sulle escursioni. Facciamo un po' un excursus, ragazzi. Il Monte Komorebi è ricco di splendidi percorsi escursionistici che possono essere esplorati per conto proprio, ma che risultano più appaganti nell'ambito di un'escursione di gruppo. Basta trovare una bacheca informativa sulle escursioni e selezionare la destinazione desiderata. Esistono tanti bei posti da esplorare. Passeggia per la foresta di bambù o fai un'escursione al Tempio delle Mille Foglie di Senbamaki. Visita il santuario storico del viaggiatore o percorri ponti congelati fino alla baia naturale di Yukimatsu. Sono escursioni molto tranquille e rappresentano un'ottima opportunità di socializzare, ma fai attenzione agli animali selvatici che popolano l'area. Fantastico! Sì, quindi dobbiamo anche attrezzarci contro gli animali. Comunque, il cartello per l'escursione è questo, infatti, ragazzi. Abbiamo escursione alla statua della caverna, baia naturale, santuario storico, percorso della salute. Passeggiata contemplativa, escursione panoramica, escursione in giro, così va bene. Questo le faremo con la nostra Miss Marple, sicuramente una bella escursione con la nostra cagnolina. Va bene, allora, per il momento ci siamo fatti un'idea, poi andremo, prossime puntate a leggere gli altri spiegoni sulle altre cose, via via che andiamo a vedere le cose. Però io adesso, prima di tutto, vorrei comprare l'attrezzatura da scalata e provare a farli un attimino esercitare. Quindi io come compro l'attrezzatura in tutto questo? Allora, ragazzi, mi sa che l'unico modo è ordinare dal computer. Quindi ho abilitato il free build. Compriamo un computer, lo mettiamo qui in casa in modo che possiamo effettuare un ordine. Se ci fosse qui una scrivania, sarebbe una cosa molto simpatica. Allora, sì, ecco, infatti l'avevo vista qui una scrivania, perfetto, è perfetta per mettere un computer. Mettiamo anche uno carino, tanto non paghiamo con i nostri soldi. E ordiniamo attrezzatura da sci a questo punto. Quindi vediamo. Allora, paghiamo anche le bollette, già che ci siamo a casa. E compriamo l'attrezzatura. Dunque, dovrebbe essere su ordina, probabilmente. Ordina subito, rifornimenti, no. Attrezzatura per l'avventura. Ecco qua. Acquista attrezzatura d'arrampicata. Acquista attrezzatura per l'avventura. Ah, ok, quindi qui compriamo i vari repellenti,
delle bestie, sostanzialmente. Ok, va bene. Va bene, allora, sì, ordino quindi, ordinare i rifornimenti, non volevo ordinare i rifornimenti, voglio ordinare l'attrezzatura. Quindi abbiamo detto attrezzatura per l'avventura, acquista attrezzatura d'arrampicata e ne acquistiamo due, una anche per Laura. Ok, acquistiamo l'attrezzatura, la proviamo e proviamo un attimo a scalare, insomma, a vedere come vanno i nostri ragazzi. Quindi sostanzialmente io penso che per poter andare poi a scalare o fare le varie passeggiate bisogna un attimino... Oh, ci ha raggiunto la nostra Miss Marple, che c'è? Tu hai bisogno di andare in bagno probabilmente, tra le altre cose. Fai una ramanzina sugli abbai. E chiede di andare a fare i suoi bisogni. Comunque dicevo, esatto, bisognerà controllare il rapporto quotidiano sulla fauna selvatica, secondo me, e controllare le condizioni del Monte Komorebi. Saranno due presupposti fondamentali, probabilmente. No, e non posso neanche trasferire, cioè uno deve comprarsele individualmente, va bene, noi facciamo fare lo stesso lavoro a Laura, facciamo venire qui, intanto a Gabriele facciamo indossare l'attrezzatura. Vediamo cosa dice. Mi dice, attrezzatura d'arrampicata. Questi guanti e scarpe aumentano il margine di sicurezza degli arrampicatori durante le scalate, specie in caso di maltempo. Allora, equipaggiati di attrezzatura d'arrampicata. Dai. Non si vede niente, probabilmente ha messo sui guanti. Va bene. E facciamo fare la stessa cosa anche a Laura. Ok, anche Laura mi ha preso l'attrezzatura, quindi equipaggiati anche te. Benissimo. Sì, mettono i guanti, sono questi guanti, va bene. Utile durante le arrampicate difficili, si deteriorano nel corso del tempo, deve essere riparato subito. Va bene. Andiamo a provare questa parete d'arrampicata. Ok, siamo arrivati, c'è già un sim che sta scalando, va bene. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Possiamo fare una sessione di arrampicata d'allenamento. Una volta, arrampicati cautamente, calati e arrampicati normalmente. Accerta le condizioni della presa d'arrampicata. Allora, io comincerei col fare questo, con entrambi, perché non voglio che mi moriate. Va bene, lui si è cambiato. Ah, vedete, si mettono le scarpe. Ok, loro stanno guardando entrambi la parete. È bassina questa, dai ragazzi, ce la potete fare. Sono i haha, che bello. Sì, è tutto molto bello. Andiamo un po'. Allora, Gabriele sta indossando l'attrezzatura arrampicata che lo assisterà durante la scalata. La probabilità di successo dell'arrampicata è media. Laura sta indossando l'attrezzatura. La probabilità di successo dell'arrampicata è media. Va bene, dai, ce la possiamo fare. Allora, possiamo fare allenamento, però io voglio provare subito ad arrampicarmi cautamente. Ok, abbiamo raggiunto il livello 1 di arrampicata. E lo stesso lo facciamo con Laura. Ecco, appunto, aia. E anche Laura mi ha sbloccato il livello 1. Ragazzi, mi raccomando, no, occhio alla schiena, perché non vi fate male, per favore. Forse devo prima farvi fare... dai, Gabri, dai, ce la puoi fare. Dai. Ce la puoi fare. Guardate, Gabriele. No, Laura. Gabri è già arrivato quasi in cima. Grande, Gabri. Vai così. Bravissimo. Accidenti. Grandito, guardate l'aria soddisfatta di quest'uomo, veramente. Ah, è stato bravo. E anche Laura ce la sta facendo. Ok, interessante. Va bene, adesso vi potete anche calare. Qui cosa c'è, tra l'altro? Ci si può accedere anche da sopra, tranquillamente. Va bene, da qui. Ok, allora provate, adesso vi calate giù. Quindi, calati e anche te calati. Grazie. Calatevi pure. Ok, no, non cadete, mi raccomando. Ammodino, ammodino. Ok, bravi. Gabriele lo vedo abbastanza disinvolto, in tutto questo. Come state andando? Abbastanza bene, lo state sviluppando abbastanza anche velocemente. Allora, ragazzi, io direi che vi fate delle belle sessioni di arrampicata di allenamento. Io intanto direi, ragazzi, che per questo primo episodio ci possiamo fermare qui. Insomma, abbiamo cominciato a introdurre le vacanze dei nostri ragazzi e abbiamo, insomma, cominciato a vedere un po' a esplorare un pochino, che okay? Lui è felice.
nostalgia di stufato per sentirsi vicino a qualcuno nei paraggi. Gabriele ricorda di aver condiviso un buon pasto con un sim nelle vicinanze. Si spera che riescano a mangiare insieme lo stufato di un uomo in tempi brevi. Dai, che bello! No, è molto carina questa cosa dei sentimenti, ok? Quindi gli rimangono poi anche i ricordi, va bene. Ok, bella questa cosa. Comunque dicevo, ragazzi, io direi che appunto per questo episodio, insomma, intanto esplorativo, ci fermiamo qui. Nel prossimo riprendiamo più o meno da qui. Io nel frattempo penso che continuerò a farli allenare nell'arrampicata, in modo che mi sviluppano un po' il livello, insomma vorrei portarglielo almeno al livello 2-3. Se avanzano abbastanza celermente, sì, mi sembra di sì, abbastanza. E quindi almeno poi vediamo già di provare magari un evento di scalata, un primo tentativo di scalata magari al monte Komorebi, se riusciamo. E poi insomma di cose da fare e da vedere ce ne sono tante, insomma c'è da sciare, da esplorare, ci sono i festival, dobbiamo vedere tutti i quartieri, insomma dobbiamo vedere un sacco di belle cosine. Comunque dicevo, io davvero per questo episodio mi fermo qui, spero che vi sia piaciuto e come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un piace nei commenti e noi quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!